Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi della vulvodinia provocata da lesioni. La vulvodinia è una condizione dolorosa che colpisce la vulva, l'area esterna dei genitali femminili. Quando la vulvodinia è provocata da lesioni o danni alla vulva, i sintomi possono variare a seconda del tipo e della gravità delle lesioni. Ecco alcuni dei sintomi comuni della vulvodinia provocata da lesioni. Dolore. Il sintomo principale è il dolore vulvare. Questo dolore può variare da lieve a intenso ed è spesso descritto come bruciore, pizzicore o sensazione di ferita. Il dolore può essere costante o insorgere durante determinate attività, come il rapporto sessuale o la palpazione della zona. Dispareunia. La dispareunia è il termine medico per il dolore durante il rapporto sessuale. La vulvodinia provocata da lesioni può causare dolore significativo durante il rapporto sessuale, il che può influire negativamente sulla vita sessuale e le relazioni intime. Prurito o bruciore. Alcune donne con vulvodinia provocata da lesioni possono sperimentare prurito o bruciore nella zona vulvare. Irritazione cronica. La zona vulvare può apparire rossa, gonfia o irritata a causa delle lesioni. Sensazioni di pizzicore o taglio di vetro. Alcune donne descrivono sensazioni simili a un pizzicore o a un taglio di vetro nella zona vulvare. Aumento del disagio con l'uso di tamponi o assorbenti igienici. L'uso di tamponi o assorbenti igienici può aumentare il disagio nelle donne con vulvodinia provocata da lesioni. Aumento del disagio durante l'attività fisica o la seduta prolungata. Sedersi per lunghi periodi o partecipare a determinate attività fisiche può aumentare il disagio nella zona vulvare. Dolore acuto o disagio con abbigliamento stretto o biancheria intima stretta. L'abbigliamento aderente può causare disagio nella zona vulvare. È importante notare che la vulvodinia è una condizione complessa e i sintomi possono variare notevolmente tra le persone. La diagnosi e il trattamento della vulvodinia provocata da lesioni richiedono una valutazione da parte di un ginecologo o di un medico specializzato in disturbi vulvovaginali. Il trattamento può essere personalizzato in base ai sintomi e alle esigenze individuali e può includere terapie fisiche, farmaci, terapia comportamentale o altre opzioni. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.